siamo contenti e felici. Adesso da domani ci rimbocchiamo le maniche perché ci abbiamo la finale. Però i ragazzi hanno dato tutto, tutti, chi è entrato, chi stava fuori, tutti. Quindi l'aiuto di tutti questi ragazzi splendidi che si danno da fare, danno tutto. E va un applauso a questi ragazzi veramente, in tutti i sensi. Abbiamo creduto fino all'ultimo secondo, le mie squadre sono così, non mollano mai, l'abbiamo dimostrato sempre, anche durante il campionato, parecchie partite abbiamo recuperato in extremis, non è un caso, non è un caso, perché quando si vincono le partite o si portano in porto le partite all'ultimo secondo non è mai un caso. Così fa male, anche perché non me ne voglia nessuno, tranne del ritorno avremmo meritato sicuramente qualcosa in più, e così fa male, come ho detto prima. Magari sarebbe stato meglio se il Biceglie avesse pareggiato 10 minuti alla fine, all'ultimo secondo, così fa male, però va bene così. Complimenti al Biceglie, in bocca al lupo a loro, alla Costa d'Amalfi per l'ultimo posto disponibile in Serie D. Per quanto riguarda questo raggruppamento e per quanto riguarda noi, è un vero dispiacere. In chiusura, cosa vuole dire a quei 400 tifosi che hanno prima gioito, poi sofferto insieme a voi dopo 400 chilometri di trasferta? Stai infierendo. Guarda, è un grande dispiacere. Un grande dispiacere perché io poi sono lametino. Sono nato e cresciuto con questi colori. In gradinata c'era mio figlio Lorenzo, c'era mia moglie. E diciamo che le sue lacrime le porterò purtroppo, credo, per tanto tempo dietro. Poi sì, una partita di calcio, sì, un momento che poi sono cose sicuramente più gravi nella vita. Però avremmo voluto regalare sicuramente una gioia a un pubblico, ad una città che sta facendo di tutto per riemergere e per ritornare ai fasti di un tempo. Mi auguro, a prescindere da quello che sarà il futuro, fanello o non fanello, mi auguro che questa empatia che si è venuta nuovamente a ricreare sia di buon auspicio per un futuro sempre più glorioso per questi colori, perché quando si parla di Lamezia, quando si parla di Vigor, bisogna puntare in alto. Lo dice la storia, lo dicono i colori, lo dice questa maglia. E sono sicuro che non sarà sicuramente la sconfitta di Biceglie a frenare quella che è l'ambizione di una grande città, di una grande squadra. Poi da qui al futuro, ora è dura, poi ne parleremo.